Un cordiale saluto e buona domenica da Simona De Santis che vi parla e da Simone Chiappetta, regista della trasmissione della Santa Messa, oggi in diretta dalla chiesa parrocchiale di San Valentino in Abruzzo Citeriore. Il paese con il nome più lungo d'Italia è la porta del Parco Nazionale della Maiella e ci accoglie ai piedi della catena appenninica, accompagnandoci a contemplare la natura che lo circonda. Straordinari complessi architettonici, tolos, chiaramente ispirati alle note costruzioni della vicina Puglia, legano la vita dell'uomo e dei San Valentinesi alla pastorizia, alla montagna e ci invitano a continuare il nostro percorso all'ombra del grande massiccio. Il parco tutto di montagna ci incanta con quella religiosità primordiale che ispirò santi ed eremiti. Ricca di acqua sorgiva, ci avvolge con la forma tondeggiante delle sue vette, l'originalità della sua flora e con la varietà della sua fauna. Ancora oggi, tra gli animali del parco, è possibile ritrovarsi ad ammirare la singolarità dell'orso bruno o la bellezza del lupo della Maiella, che non ha mai lasciato la sua montagna. Con il mammifero, simbolo del parco, scendiamo a valle, ammirando la vista mozzafiato di San Valentino, che domina tutta la valle del Pescara. Appena fuori il centro abitato ci attira un edificio religioso, in cima alle colline, così lo descrive il poeta dialettale Giuseppe Tontodonati e Cinte de Cajaspin e Rambecande. La semplicità della chiesa rupestre, consacrata a San Rocco e alla Madonna del Carmine, racconta ancora la devozione popolare per la Vergine Maria. Salendo per i vicoli del centro storico, ammirando le costruzioni signorili che caratterizzano le viuzze del borgo, è il castello medievale a richiamare la nostra attenzione. Attraversando il grande portale, sembra ritornare indietro nel tempo, immaginando le famiglie nobili che hanno abitato il palazzo e dato vita alla città, dagli Orsini a Margherita d'Austria. È la chiesa che ospita la celebrazione, però, il cuore pulsante del paese. Anticipata da una fontana ottocentesca e da un'elegante scalinata, è intitolata ai santi martiri Valentino, vescovo di Terracina, e Damiano, giovane diacono. La trifora centrale e le colonnine ioniche mostrano le modificazioni dell'edificio, che risulta esistente già nel 1324.